Lunedì 17 agosto, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa. Ci occupiamo qui delle cose di calcio nazionale e chiaramente la prima pagina della Gazzetta dello Sport apre con la partita dell'Inter di stasera contro lo Shakhtar Donetsk, semifinale di Europa League. Chi vince va in finale contro il Siviglia che ieri ha eliminato il Manchester United. Poi ci sono delle notizie di mercato che vedremo più avanti, e poi ci sta questa notizia: motociclismo paura per Valentino Rossi, un incidente pauroso con una moto che ha sfiorato, che era senza pilota, che ha sfiorato a 200 all'ora Valentino Rossi, che non ne ha minimamente risentito, poi ha ripreso la corsa, è arrivato addirittura quinto, però insomma ha sfiorato veramente la morte in questo incidente. Vediamo un po' le pagine interne. Chiamata la Coppa Siviglia, ancora in finale United KO. Questa è la notizia sull'Inter, che la squadra che affronterà l'Inter questa in caso di vittoria contro lo Shakhtar Donetsk. Andiamo avanti. Messi shock, Barcellona trema, Leo vuole andarsene, pazza idea Inter, il Pep lo vuole al City. E poi in basso c'è anche il tabellino della partita, si è giocata sabato sera, ma ieri i giornali non sono usciti in quanto i giornalisti non lavorano nel giorno di Ferragosto, i giornalisti della carta stampata, e quindi c'è ancora il tabellino, la clamorosa sconfitta del Manchester City contro il Lione. Qui si apre poi un fronte, una discussione che semmai riprenderemo in altre circostanze, con Guardiola che ha vinto tutto quello che si poteva vincere al Barcellona, ma con una squadra straordinaria, e che altrove ha speso milioni e milioni di euro. Al Manchester City hanno calcolato che ne ha spesi sin qui 800 milioni di euro, senza mai riuscire a ripetere in Europa i successi. E questo conferma una mia tesi, che non sono mai gli allenatori a vincere le partite, ma sono i giocatori, e Guardiola, che è troppo innamorato di un certo tipo di calcio, che ha indubbiamente innovato il modo di giocare a calcio di tutti i suoi colleghi, però a un certo punto sta esagerando. Io credo che il Manchester City, con i soldi che ha speso, poteva fare una squadra molto più forte, pensando anche a mettere qualche giocatore muscolare in avanti, non solo giocatori rapidi, bassi, che ti possono, un giocatore bello, grande, grosso, strutturato, che ti può dare anche un'alternativa tattica. È chiaro che quando riesci a bloccare tatticamente le squadre di Guardiola, non avendo alternative tattiche di potenza, non vai da nessuna parte. Un conto è che ti capita, come è capitato al Napoli con Sarri, che perse prima Higuaín e poi Milik, e si è dovuto inventare Mertens centravanti, altro è proprio farlo per scelta. Il fatto di non comprare centravanti grossi, grandi e grossi, secondo me è un limite per una squadra che può permettersi di tutto. Comunque, poi ne parleremo altrove, in altre circostanze. Il duello in attesa, Francia verso Germania, lo scontro inedito al vertice della Champions. Qui però una spiegazione, non solo a mio avviso, ma ad avviso di tutti, esiste. La Francia è quella nazione in cui il campionato non è ripreso dopo la sospensione per il Covid. La Germania è invece la nazione in cui il campionato è ripreso e quindi è finito prima. Sono le nazioni che sono arrivate con le proprie squadre più riposate alla fase finale del Champions League, e chiaramente ne hanno tratto un grande beneficio. C'era chi paventava il rischio che potessero arrivare svantaggiate dal fatto di non avere l'abitudine alla partita, e invece quattro semifinaliste, due tedesche e due francesi. E con l'eccezione del Bayern, non possiamo certamente dire che sono le quattro squadre più forti in assoluto. È chiaro che qualcosa ha inciso. Poi c'è sempre la casualità, tutto quello che si vuole, gli errori, come nel caso del Manchester City. Però insomma, pensare che l'Ipsia sia superiore all'Atletico Madrid, e piuttosto che il Lione possa essere superiore al Manchester City, insomma, ce ne corre. E poi corsa contro il tempo, qui parliamo del Milan. Ibrahimovic Milan è distanti 2,5 milioni, una settimana per venirsi incontro, e poi ci sono i problemi seri della società rossonera: Elliott, manovre interne, rossoneri, Lux, bilancio in rosso per 1 miliardo. Simpatico poi pensare come possano essere scritti
Non dico alle coppe europee, dal quale sarebbero stati esclusi, l'ultimo anno sono stati esclusi, ma anche 2 anni fa poi pagarono un'ammenda con un rosso, con un bilancio in rosso per 1 miliardo di lire, di dollari, di euro, scusate. Passiamo alla Juventus, Pirlo chiama Cristiano, i due ex rivali fanno un patto per la Juve, il maestro e l'alieno. Non mi risulta che Pirlo e Cristiano Ronaldo siano mai stati grandi rivali, eh? E poi veniamo alla Roma, la nuova era dalle firme e progetti, ora tocca a Friedkin fare grande la Roma. Andiamo avanti, Napoli, Brecalo, Napoli sulle fasce, sale il croato, svolta Under con Maximovic. Su Under al Napoli ne ho lette svariate, c'è chi lo vuole in cambio di Maximovic con conguaglio a favore della Roma, oppure chi lo vuole anche in cambio di Milik con un conguaglio di 20 milioni a favore del Napoli. Personalmente, da tifoso del Napoli, firmerei per averlo in cambio di Milik con 20 milioni a favore del Napoli, fermo restando che a me Under non mi salta. Corriere dello Sport, Haaland porta 40 milioni, questa è la prima pagina napoletana del Corriere dello Sport, Haaland porta 40 milioni, ci sarebbe un'offerta dell'Atletico Madrid, mentre si apre quindi un'asta con l'Everton, che è la squadra di Ancelotti, che pure vorrebbe, che sin qui aveva fatto un'offerta di 20 milioni, e dietro ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain, che non ha dimenticato il suo vecchio obiettivo. Poi la notte di Conte può portare l'Inter in finale sotto gli occhi di Zan, presidente che è corso al fianco dell'Inter per far vedere la sua vicinanza. Andiamo avanti, Ciolo Ancelotti sfida per Haaland, e poi vabbè, sotto, dove i giocatori del Napoli stanno, sono in vacanza con Gattuso che è a Positano. In realtà credo che siano un albergo di Praiano, però Positano è a 5 km, quindi è là vicino. Ciolo Ancelotti sfida quindi questa sfida per Haaland da parte dell'Atletico Madrid e dell'Everton. C'è stato un forte rilancio dell'Atletico Madrid. E poi per la partita di stasera Lukaku c'è Moraes sfida all'ultimo gol. Poi dietro fronte per Lautaro il Barça sogna o sognava, perché adesso c'è un cambiamento globale in quella squadra, Barella. Lukaku in questo momento, non in assoluto, è il giocatore se non più forte e più decisivo al mondo. Andiamo avanti, finale niente Pogba, Bono ci porta Siviglia. Una partita molto equilibrata con il portiere del Siviglia grande protagonista, però insomma la vittoria dei spagnoli ci sta tutta. Andiamo avanti, Pep a processo, ma lo sceicco gode dell'immunità, per lo sceicco gode di immunità, Pep ovviamente Guardiola, lo sceicco è il presidente del Manchester City che non ha nessuna intenzione di liberarsi di Guardiola. E poi Messi pretende un Barça nuovo, adios Bartomeu. Quando io ho scritto che il Napoli aveva perso la grande occasione contro il Barcellona, più scarso degli ultimi 15 anni, qualcuno non mi ha creduto. E poi invece il Barcellona è esploso completamente contro il Bayern. Io credo che se il Napoli, ma qualunque altra squadra, avesse giocato contro il Bayern, la partita non sarebbe finita 8-2. Barcellona c'è una situazione esplosiva, andranno via in tanti, oltre all'allenatore. Su Messi mi sono già esposto tempo fa. Credo che sia già un giocatore dell'Inter, altrimenti sarebbe stata una follia da parte della società interista mettere l'immagine di Messi sul Duomo in occasione della presentazione, sul proprio sito, no, sul sito della Sulin, in occasione della presentazione di Inter Napoli. Credo che ci sia qualcosa in più. Il giocatore ha anche preso casa a Milano, sarebbe un acquisto importante per il calcio italiano. Ecco. Se si dovesse, non sono i giocatori di 5, 6 o 10 anni fa, Messi e Cristiano Ronaldo, però se giocassero tutti e due in Serie A, nelle due rivali storiche, Juve e Inter, credo che sarebbe una bella immagine per il campionato italiano, anche se, insomma, sarebbe una grande operazione commerciale più che tecnica, a mio avviso. Comunque. Siamo alla Roma, Friedkin rilancia la Roma, oggi, ieri credo che ci sia stata la firma del contratto, vediamo quello che succederà poi. Serie A riparte così, due turni a porte chiuse,
Ieri il governo ha giustamente, dico io, deciso di chiudere le discoteche che stavano diventando un luogo in cui trasmettere il contagio. Non cambio idea su quello che ho detto tempo fa, qualcuno l'avrà sentito, qualcuno no. A mio avviso il Covid, ma non a mio avviso, a quello che dicono i clinici, cioè i medici che sono in prima linea, ha perso la sua aggressività, quindi è meno pericoloso, però è chiaro che fino a quando non si avrà un'evidenza scientifica della cosa bisogna riguardarsene, e le discoteche che portano a grandi assembramenti, ovviamente senza mascherine, è giusto che siano chiuse, poi non si capisce perché le discoteche devono stare aperte e teatri e stadi chiusi. Andiamo avanti, grana Higuain, Juve in ostaggio. Beh, la Juventus che è abituata a fare grandi contratti ai giocatori, poi a un certo punto se ne dovrà pure pagare in qualche modo il rendiconto. Higuain guadagna 7 milioni e mezzo, credo, per un altro paio d'anni. Non ha nessuna intenzione, giustamente nessuno lo farebbe al posto suo, di rinunciare a qualcosa di soldi. Non si vede perché debba a Juventus lamentarsi. E chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport, Dybala muro contro muro. Questa è un'altra grana per la Juventus. Dybala che è stanco di essere sempre sul mercato, ha un contratto in scadenza nel 2022, ha fatto sapere alla Juventus che non ha nessuna intenzione di rinnovare, quindi o viene ceduto o si corre il rischio tra 2 anni di perderlo a parametro zero. Credo che la Juventus stia cominciando a pagare l'assenza di Marotta, ma poi lo vedremo più avanti. Con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.